anni è così, arrivano le feste e non so che regalo fare. Ma quest'anno ho scoperto che nello showroom di Giancarlo Maggi a Casteggio ci sono migliaia di calzature di grandi marche per uomo, donna e bambino. Stile, comodità, qualità e prezzi vantaggiosi. In via Gramsci 18 a Casteggio, Maggi calzature. Scarpe per tutti o quasi. Mentre Valentino Rossi perdeva definitivamente ogni speranza di vincere il suo ennesimo titolo mondiale, a Bologna Matteo Salvini e Silvio Berlusconi salivano insieme sul palco per conquistare una delle città più rosse d'Italia. In Piazza Maggiore 10.000 persone secondo alcuni dati, 100.000 persone secondo Matteo Salvini, al coro di Chi non salta comunista è, hanno assistito all'inaugurazione di quello che è stato definito il nuovo corso della destra italiana. Berlusconi che dichiara: con Giorgia Meloni e Salvini vinceremo. Il segretario del Carroccio conferma: nasce qualcosa di nuovo guidato da noi. Come la vede questa unione, forse più che nuova, ritrovata tra Berlusconi e Salvini? Guarda, le dico subito, è un delirio, bello e buono. Il discorso di Berlusconi è un delirio proprio completo, non l'ho capito. Quello di Salvini è il solito, bada alla pancia degli italiani e nient'altro. La Meloni, io sono contrario alla destra, quindi la Meloni è una fascista, è tutto dire. Per me proprio, spero proprio che non nasca, perché farebbe solo del male e nient'altro. Questo è il mio pensiero. Quindi le fa addirittura quasi paura questa unione tra Salvini e Berlusconi? Sì, sinceramente. Non capisco come possa, a parte Berlusconi che è sempre stato, insomma, no, non ero moderato. E quindi unirsi a Salvini proprio è una cosa penosa, ecco. Pensi che Salvini nel 2012 scrisse che nessun leghista era disposto a puntare ancora su Berlusconi? Secondo lei che cos'è che ha fatto cambiare idea adesso Matteo Salvini? L'unione fa la forza, se trovano chi vota e sa, di italiani che cambiano bandiera ce ne sono tanti, che cambiano idea e che badano alla pancia e non a qualche cosa di più solido, un po' più serio, e sicuramente se non vanno alla vittoria qualche cosa, insomma. Quindi secondo lei a livello nazionale la Lega può aver bisogno di Forza Italia? Certo, indubbiamente, uno dall'altro, insomma, uno ha bisogno dell'altro. Speriamo che sia un'unione nuova, non che non guardi il passato, perché altrimenti Berlusconi non ci serve così, insomma. Salvini deve andare avanti con la propria strada. Io da leghista non voglio che la Lega vinca, ma non che faccia vincucci per vincere e poi non combinare niente. Cioè, il capo deve essere Salvini o comunque uno della Lega. Poi se Berlusconi ci vuole dare una mano, ben venga, ma non che vuole lì comandare come vuole fare lui, cioè, capito? Vuole portare i suoi voti, ben venga, fa parte della causa. Però poi, insomma, il capo fila deve essere Matteo Salvini. O quantomeno uno della Lega. O quantomeno la Lega Nord. Che ha nomi illustri come Zaia, che io stimo moltissimo. Altri ne avrà, comunque io conosco quelli lì, famosi che. Però sinceramente deve essere uno della Lega, ecco. In passato Matteo Salvini, anche attraverso Facebook, aveva in qualche modo contestato o criticato Silvio Berlusconi e tutto ciò che è accaduto all'ex premier negli ultimi anni. Secondo lei che cos'è che l'ha convinto a farlo salire sul palco? Secondo me non aveva altre scelte Berlusconi, o di là o di qua, perché i voti attualmente secondo i sondaggi li ha più la Lega che Forza Italia. Però la Lega ha bisogno di Forza Italia? Se si vuole vincere certamente, perché i voti sono voti, poi si vince con i voti, non si vince con il consenso. Anche se la Lega potrà fare dei cori, perché poi con Salvini e col Sud, così potrà prendere, però prendere il 40% per vincere secondo me non ce la fa solo la Lega. Che non seguo la politica e non seguo la televisione, la televisione veramente in casa non ce l'ho neanche, quindi purtroppo mi trovate impreparato su questa domanda, ma comunque penso che comunque do importanza ad altre cose, per questo che non guardo la televisione, anche se è sbagliatissimo, lo so benissimo, purtroppo bisogna ascoltare il telegiornale, ma io ascolto più la radio, il telegiornale, ma io penso che comunque sia sempre stata una politica malsana, una politica che non c'è mai esistita, una politica che non è mai andata, l'ha sempre fatta andare per i fatti loro, l'ha sempre fatta andare per
per mangiare loro, diciamo così, passatemi il termine. Quindi comunque il popolo ci ha sempre rimesso e quindi c'è poco da aggiungere sulla politica. Quindi queste unioni, queste evoluzioni, questi cambiamenti lasciano un po' il tempo che trovano, nel senso che possono fare quello che vogliono, ma alla fine non è mai l'interesse dei cittadini. E questa è la tua opinione? Certo, esatto. Bisogna trovare un modo e un metodo di politica diverso da quello che c'è sempre stato, perché non è mai funzionato. Noi siamo sempre succubi di questa situazione e prima o poi ci saranno delle rivolte, dai, speriamo di sì, perché prima o poi andare avanti così. Cosa dovrebbero fare le nuove generazioni? Andiamo come la Grecia, siamo già finiti, però dobbiamo ancora vederla questa situazione. Ripetimi, scusa, non ho... Cosa dovrebbero fare le nuove generazioni? Le generazioni dovrebbero, una volta veramente come si deve, mettersi dietro, seguire questo discorso, questo mondo politico, e cercare una nuova soluzione per riuscire a cambiare questa politica che per ora com'è non va, non è mai andata, ripeto. Poi un discorso da un ragazzo giovane che deve ancora impararne tante di cose, però a questo punto così non va, ragazzi.